Buonasera, benvenuti alla seconda parte di questa puntata di Instant Book, Idee e Scritture per il Futuro. Ospite Alessandra Celamare, alias Alecella, vignettista dell'Unità, che ci stava spiegando un po' quali sono le difficoltà di fare satira in Italia. E io voglio ridurre: quanto è difficile fare satira in Puglia? Perché tu scrivi per un quotidiano, disegni per un quotidiano nazionale, dove penso che raramente ti venga chiesto di fare delle vignette su politici pugliesi, giusto? Allora, premetto che non mi viene chiesto di fare niente, cioè mi viene chiesto di semplicemente di fare delle vignette. Ora, è chiaro che in questo momento la Puglia ha una sovraesposizione mediatica. Ecco, diciamo. E per cui mi viene anche facile dire qualcosa a livello della Puglia. Però mi esprimo soprattutto sul web a livello locale, perché la cosa bella... Sulla tua pagina di Facebook. Sulla mia pagina di Facebook. La cosa bella di Facebook è che mi permette di esprimermi senza nessun tipo di filtro, quindi in maniera diretta. E questa è la cosa bella. La cosa brutta è che nessuno mi paga, quindi diciamo che è gloria virtuale anche qui. È gloria virtuale e mazzate vere, perché poi in realtà parlando male di tutti, perché non mi faccio nessun tipo di problema e non sono tenera con nessuno, anzi sono particolarmente cattiva con i locali, visto che sono cose che sento particolarmente sulla mia pelle. Non guadagno niente e invece mi faccio una pessima fama con i politici locali. Alessandra, senti, veniamo diciamo entrambi da alcune esperienze di lavoro fatte fuori Puglia e sappiamo quanto per i pugliesi come noi, in qualche misura vogliono insistere sul mercato della cultura, è difficile far capire a chi è fuori quanto sia ancora penoso per noi restare qui. È indicativo il fatto che tu sia pagata da una testata nazionale e non da una testata locale, quindi questo è indicativo di cosa? Della chiusura anche delle testate locali a chi vuole esprimersi con mezzi nuovi, anche con idee nuove, perché tu fai delle vignette che sono dei fumetti che sono, come dire, un po' più avanti rispetto alla dimensione media locale. Non lo dico perché ci conosciamo da tempo, ma perché è la verità, io sono un amante della satira attraverso il disegno, perché ho una formazione mia che viene dalla Francia, ecco, dove nasce un po', ed è così. Ora, queste difficoltà purtroppo non traspaiono al di fuori della Puglia e non sono argomento di dibattito in Puglia. Per questo io ti chiedevo nella prima parte della puntata se vi fosse, diciamo, un gruppo di vignettisti, se avete un posto dove vi incontrate, pugliesi ovviamente, però tu mi dici di no e quindi registro anche questo, così come è raro che scrittori che fanno anche un po' di senzienti, diciamo così, rispetto alla vulgata normale che ci vuole tutti i migliori perché pugliesi e viceversa, è raro per i giornalisti, soprattutto per i giornalisti della TV, così come è raro per i cineasti o per altri produttori culturali, è raro anche per voi. Come te la spieghi tu sta cosa? Allora, io penso che ci sia una disabitudine alla critica. Io credo a riceverla o a farla? Sia a riceverla che a farla. La cosa più grave è che c'è la disabitudine a farla. In pratica c'è il terrore di perdere quel poco che si è guadagnato, ovvero, la dico proprio in maniera spicciola, se mi capita di criticare Nichi Vendola o il sindaco Michele Emiliano, cosa che faccio molto spesso, mi viene detto: beh, allora tu vuoi Fitto, beh, allora tu vuoi Berlusconi. Cioè, il pensiero critico, per quanto possa essere sbagliato oppure di parte, è diventato pericoloso e lo è davvero pericoloso, in quanto la satira ha un potere devastante, perché mettere un riflettore su un difetto o su un errore di un politico
è più devastante di un articolo. Io me ne accorgo quando bazzico la tua bacheca, vedo i commenti, vedo i mi piace, ma vedo anche alcuni commenti, non dico negativi, però dissonanti rispetto a quelli che sono i contenuti della tua striscia, del tuo singolo disegno, perché poi tu hai questa capacità straordinaria di sintetizzare tutto e andare davvero su un difetto, amplificarlo, farlo esplodere, facendo esplodere ovviamente il personaggio stesso. Io sono d'accordo con te, in questa regione da sempre però il potere politico, perché è quello più visibile, non ha mai accettato la critica. Ciò che mi stupisce è che in questa fase in cui chi in qualche misura ha criticato viene da una cultura del dissenso, non ama essere criticato. È per un motivo molto semplice, perché chiunque prende il potere in mano, adesso lasciamo stare la Puglia, ma chiunque prende il potere in mano, che sia a destra o a sinistra, comunque teme la critica. E diciamo che in questo momento, che è il momento del berlusconismo, ancora di più, e anche a sinistra, c'è il terrore di perdere la situazione che stiamo vivendo, ovvero diciamo il nostro governo regionale di centrosinistra, che con tanta fatica siamo riusciti a mettere in Puglia. Ma forse perché non sono abituati a mantenere il consenso? No, io credo che non sia questo, io credo che si tema proprio il pensiero critico. Ripeto, non è detto che io abbia ragione, però si teme che io la pensi diversamente. E mi riferisco non solo alle persone che stanno al potere, ma anche a chi sostiene le persone che stanno al potere. Se si riuscisse a instaurare nella gente l'amore per la critica, io credo che si crescerebbe tutti di più. Siamo d'accordo. Proprio in generale. No, su questo siamo d'accordo. Andiamo oltre, diciamo, la tolleranza, ma l'integrazione dei punti di vista. Questo dovrebbe essere forse l'obiettivo. Sì. Per fare questo, pensi che accanto a un'agenzia per il suono, Puglia Sound, una per il cinema, Puglia Film Commission, forse sarebbe il caso di cominciare a pensare, magari con l'assessorato al diritto allo studio, a una scuola di fumetti in Puglia? Ma vabbè, perché no? Certo sarebbe qualcosa in più. La cosa importante sarebbe non investire la totalità dei fondi per dei grossi carrozzoni, che per quanto possano essere positivi per la Puglia, un po' distruggono le piccole realtà locali. Quando tu affossi totalmente le piccole realtà, diciamo, in qualche maniera rendi poco fertile il terreno. È come quando tu pianti solo una specie di verdura, fai la monocultura. Dopo un po' il terreno perde fertilità. E la stessa cosa vale per la cultura. Quindi va bene il fumetto, ma va bene anche la musica che prenda certe nicchie. Come non manca una scuola di scrittura in Puglia. Come manca una scuola di scrittura. Assolutamente, pure abbiamo sceneggiatori, scrittori ormai affermati a livello internazionale, non soltanto nazionale. Ma soprattutto non bisogna avere paura delle persone che dissentono. Cioè a me fa più paura la paura che non il potere. Cioè la gente deve cominciare a capire che è fondamentale per la democrazia, perché quando tu critichi anche la persona migliore del mondo, le stai facendo un piacere, perché non potrà che migliorare. E poi ritengo che la satira sia davvero il sintomo della democrazia. Quando manca c'è qualche cosa che non va. Quando tu mi parli della Francia, io ti dico che in Francia e comunque in tutta Europa c'è una cultura verso il disegno e verso la satira che qui in Italia noi non abbiamo, purtroppo. La prova ne è l'editoria. Beh, io quando se vado a Parigi, al Musée d'Orsay, trovo tutta una sezione del museo dedicata alla grande satira ottocentesca che dissacrava i potenti, dove erano sbeffeggiati ovviamente per quelli che erano i difetti fisici, ma anche per come questi difetti fisici si trasferivano nella prassi politica quotidiana.
se apro un qualunque quotidiano francese, il mio preferito è Libération, dove trovo le vignette di Willem, che è di Sacratorio, che mostra anche le budella dei militari francesi morti nelle guerre che la Francia conduce, ecco, trovo un respiro di democrazia. Questo in Italia non lo trovo più. No, qui se fai una cosa del genere ti dicono tu sei anti-italiano. Io cioè... non ho mai visto una vignetta che non fosse, come dire, lacrimosa su un militare italiano morto in Afghanistan, per esempio. Sì, certo, la Francia certo. È piena di questo. Certo. No, ma è un problema. Ma ci sono delle persone che se esprimo una critica al centro-sinistra mi dicono in privato guarda che così stai facendo il male dei nostri. Ma scusa, ma la satira non sta da una parte. Cioè chi fa satira ha un pensiero politico, questo sicuramente. Certo. Però tu ti devi liberare dal potere, cioè tu vai oltre, ecco perché... Ma fai satira per incidere sulle contraddizioni. Esatto, questo devi puntare dei riflettori, ed è quello che secondo me si dovrebbe fare oggi, cioè visto che abbiamo a che fare con dei pupazzi veri e propri, non dobbiamo fare altro che puntare il riflettore su questi. Come farlo? Col disegno. Alessandra, l'ultima domanda, mi dai una risposta davvero secca secca, prima di chiudere. Ce la facciamo a continuare a fare satira, a fare cultura libera in Italia e in Puglia? Allora, e io ti rispondo così, non abbiamo da perdere niente ormai, siamo talmente disperati, almeno io lo sono e come me tantissimi altri, e quando non hai niente da perdere si diventa pericolosi, perché davvero, cioè, non posso fare altro, è la mia maniera... Mi stai dicendo che sta covando rabbia? Sì. Tanta rabbia. Bene, sulla rabbia chiudiamo questa bella puntata con Alessandra Cellamare alias Alecella, che potete trovare sull'Unità con le sue strisce di Sacratorie, un altro talento pugliese non soffocato perché rabbioso, scrive per un disegna, perdonami, noi ospitiamo degli scrittori soprattutto qui, per l'Unità, voglio dire. Non è da poco e quindi invito tutti i pugliesi che leggono l'Unità a seguire Alecella. Arrivederci. This life is more than just a read.